Ciao a tutti, la videoricetta che vi propongo oggi è un pane senza impasto su richiesta di Caterina che saluto e abbraccio con immenso affetto. L'ideatore di questo pane è un americano, Jim Lay, che è venuto a studiare panificazione qui in Italia per poi mettersi in proprio in America. Qual è la caratteristica del pane che ha ideato? Praticamente è un pane che non si va ad impastare. Per poi, dopo 20 ore di lievitazione circa a temperatura ambiente, cuocerlo in una pentola con coperchio all'interno del forno. Quindi andiamo di seguito a vedere tutti gli ingredienti e come si prepara il pane senza impasto di Jim Lay. Comincio a preparare l'impasto del pane senza impasto. Avrò bisogno di un contenitore. Ci vado a mettere la farina, che dovrà essere 0 oppure 00, ma fate attenzione alle proteine della farina, praticamente dovrà avere le proteine superiori a 10 grammi, 10, 12, massimo 13, perché in America vanno ad utilizzare per il pane una farina bread flour. E quindi ha come dosaggio proteine da 10 a 13. Messa la farina, aggiungo il sale e vado a mescolare. Arrivata a questo punto, possiamo scegliere se mettere il lievito di birra fresco oppure quello secco liofilizzato. Adesso prendo i 3 grammi di lievito e li vado a sciogliere in 300 ml di acqua. Quindi è un impasto molto idratato. Una volta che il lievito si sarà ben sciolto nell'acqua, che dovrà essere a temperatura ambiente, lo vado a versare nella farina. Comincio a versarci l'acqua e con poche girate aspetto che la farina abbia assorbito tutta l'acqua senza fare nient'altro. Appena mi rendo conto che tutta l'acqua è stata assorbita dalla farina, vado a prendere della pellicola trasparente e vado a coprire il tutto. Vado a mettere l'impasto a riparo dagli spifferi, anche all'interno del forno va benissimo, e lo lascio lievitare da un minimo di 16 ore ad un massimo di 20 ore. Adesso vi faccio vedere nella busta della farina dove sono scritte le proteine, praticamente dove c'è scritto informazioni nutrizionali medie per 100 grammi di prodotto, troviamo energia, grassi, carboidrati, fibre e proteine. Ecco, dovete assicurarvi che sia un numero maggiore di 10 grammi. Trascorse le 20 ore di lievitazione, vado a prendere il mio impasto che io avevo già preparato ieri per anticipare i tempi nella realizzazione della videoricetta. Ecco, vedete com'è ben lievitato, adesso vi faccio vedere. Si presenterà così. Vado a mettere della farina sul piano di lavoro e ce lo vado a rovesciare. Sarà molto appiccicoso. Vado a mettere un velo di farina anche sopra e vado a formare qualche piega. Così. Sui quattro lati dell'impasto. Possiamo andarle a ripetere anche due volte. Adesso vado a girare l'impasto e formo un panetto. Pulisco un attimo il piano di lavoro. E lo vado a trasferire in un vassoio per facilitarmi poi nell'operazione di ribaltamento all'interno della pentola.
perché la cottura andrà in pentola. Prendo un vassoio, ci vado a mettere un canovaccio pulito, un po' di farina e un po' di farina di semola. Ci metto l'impasto, vado a coprirlo con un canovaccio pulito e lo lascio lievitare da un minimo di un'ora e mezzo a un massimo di 3 ore. Ho acceso il forno a 250 gradi, vado a mettere la pentola di alluminio, io l'ho presa di alluminio, con i manici in metallo, come potete vedere, senza coperchio, e la faccio scaldare per 10 minuti. Ho tolto la pentola ben calda dal forno, adesso ci vado a rovesciare il pane. Praticamente la parte superiore, la parte liscia, dovrà essere a contatto con il fondo della pentola. Ecco perché ho messo il pane in un vassoio, proprio per facilitarmi in questa operazione. Vado praticamente a girarlo. Vado ad accomodarlo un po', così. La parte, quella delle pieghe, dovrà essere sopra, rivolta verso l'alto. Adesso metto il coperchio e in forno per 40 minuti con il coperchio, gli ultimi 20 minuti vado a togliere il coperchio e continuo la cottura per farlo dorare. Metto la pentola nel forno e vado a coprire. E dopo 40 minuti di cottura vado a togliere il coperchio e faccio cuocere il pane per altri 20 minuti in modo da farlo dorare sulla superficie. Se riesco vi faccio vedere com'è. Ecco, vedete? Adesso dovrà solo dorare. Chiudo nuovamente il forno. Ed ecco il pane senza impasto appena sfornato. Se volete una crosta più spessa, più croccante, lo togliete dalla pentola e lo fate praticamente biscottare nella griglia all'interno del forno a 200 gradi per circa 10 minuti. Adesso lo vado a mettere su una griglia sollevata dal piano di lavoro per farlo freddare. Si toglie benissimo dalla pentola, proprio perché ce l'ho messo quando era ancora calda. Ecco, vedete come si stacca, vi faccio vedere anche come è cotto anche sotto. È croccantissimo. Lo metto su una griglia a freddare. Ed ecco il pane senza impasto pronto per essere servito. Spero di essere stata chiara nei passaggi della videoricetta. Mi auguro che anche questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Un abbraccio a Caterina, che mi ha suggerito di proporvela, e a tutti voi. Ciao e alla prossima videoricetta!